padre Giuseppe Franzelli, missionario comuniano e vescovo della diocesi di Lira in Uganda da 12 anni. Sono di nuovo qui a Cuore Amico per ricordare quello che voi già sapete, ma che vale la pena appunto di cui si faccia memoria, e cioè che non siamo soli al mondo, e c'è gente, nostri fratelli e sorelle che vivono a migliaia di chilometri da noi e che affrontano le sfide della vita, che sono spesso molto più difficili di quelle che affrontiamo noi e di cui ci lamentiamo perché tutto va male, perché non ci sono soldi, perché c'è la crisi e così via. E sì, sono contento di poter portare la testimonianza di un gruppo di donne che nella zona di Lira, della mia diocesi, tra la popolazione Lamo, sono vittime dell'AIDS e che sono in gran parte vedove, cioè con tutta una specie di bambini orfani. Una volta questo non rappresentava un grande problema, nel senso che la società africana tradizionale li riassorbiva nella famiglia allargata. Ora questa cosa qui però non funziona più e tutto ricade sulle spalle di queste donne, che sono contadine e che hanno neanche poca terra da coltivare. E allora è nata questa anni fa da parte di una, inizialmente di una sola comuniana e poi con dei laici, dei volontari, questa associazione chiamata COSBEL, una comunità che è la ricerca di una vita migliore, no? E si chiamava così questo acronimo, questa sigla, perché ai tempi era parlare di essere veramente tabù, la gente aveva paura, no? Ed è rimasto, ed è in fondo proprio quello che stiamo cercando di fare. Recentemente abbiamo lanciato questa iniziativa di provvedere ogni nucleo familiare, a ciascuno di loro, a una capanna o famigliola, insomma, ecco, una capra, in modo che poi le varie capre che vengono distribuite possono diventare gravide, no? E partorire altre capre, caprette. L'idea è che allora il vantaggio per la gente è che la capra poi dà il latte, e una capra che viene generata, viene partorita, alla fine dell'anno, viene ridata al centro, al COSBEL, no? Per essere ridistribuita ad altre famiglie che ne hanno bisogno. Sta funzionando. Abbiamo avuto un ritorno nel primo anno, non so se si era dato, sono 40 capre, eccetera, e ne sono tornate più di 30, mi pare. E allora è anche questo un modo concreto di aiutare questa gente. Per questo io chiedo aiuto e si fanno progetti in questa linea. È una cosa molto semplice, che forse fa un po' sorridere, e invece fa la differenza. E per questo progetto che presento, io ringrazio finora chi vorrà partecipare, perché, ripeto, funziona, può funzionare. E a parte il fatto che poi i bambini con le capre magari si giocano, eccetera, e cambia l'atmosfera nella famigliola o nella capanna in cui vivo. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.